Ragazzi, salve, ben ritornati in un nuovo video. Come va? Come state? Allora, dopo ieri sera, con quella sorta di ufficialità improvvisa di Bonucci fuori rosa che ha un po' sconvolto quello che era l'equilibrio naturale di una giornata tranquilla, e dopo il comunicato Juve inerente alla Superlega, in attesa ovviamente di quello che sarà poi la decisione della UEFA. E sono davvero certo che da qui a breve uscirà un comunicato anche della UEFA con l'esclusione della Juve dalla Conference, come dicevo anche ieri. Cerchiamo di ragionare un attimino e fare mente locale di una situazione che in questo momento sembra abbastanza delineata. Quindi, ieri abbiamo avuto l'ufficialità di Bonucci fuori rosa, ma non solo, ci sono anche altri giocatori che sono stati allontanati dalla prima squadra della Juventus. Stiamo parlando di Zaccaria, che è in trattativa con dei club di Premier League. Addirittura si parla ora di 13 milioni di euro di prima offerta ufficiale, quando poche settimane fa sapevamo che si trattava sull'ordine dei 20-18. 13 credo che sia una valutazione decisamente bassa, però adesso, avendolo messo fuori rosa, temo che qualche milione in meno per le trattative di questi giocatori possa arrivare alla casa madre. Secondo me, questa cosa significa che alla Juve non importa effettivamente quanto andranno a guadagnare dai cartellini di questi giocatori, bensì importa di cederli a titolo definitivo, allontanarli, fare sì che questi non siano più giocatori della Juventus, che non risultino più a bilancio, di togliersi questi ammortamenti e questi ingaggi, che magari sono alcuni pesanti, alcuni no, o alcuni giocatori che comunque sono cedibili e quindi possono darti qualcosina dal punto di vista economico, appunto come Zaccaria, o giocatori come Bonucci che hanno un ingaggio pesante. Non sappiamo se è vera quella storia dei 3 milioni e mezzo o dei 6 milioni e mezzo, però giocatori che hanno un ingaggio pesante e che non fanno parte nel progetto tecnico. Altri giocatori che sono stati messi fuori rosa sono Pellegrini. Sappiamo che comunque c'era la volontà di trovare una sistemazione, la Lazio lo vorrebbe, tra l'altro la Lazio nelle ultime ore starebbe pure pensando appunto a Leonardo Bonucci, avrebbe del clamoroso. Bonucci che andrebbe a ritrovare Sarri, con cui ha già vinto uno scudetto alla Juventus nell'unico anno dell'attuale allenatore della Lazio. Pellegrini, che è un giocatore che una decina almeno di milioni di euro, secondo me, la Juventus vorrà cercare di farli. Abbiamo Arthur, che è un giocatore che lì ci sono pochi soldi da fare dal punto di vista del cartellino, ci sono tanti soldi dal punto di vista dell'ingaggio da risparmiare, che nelle ultime ore, a quanto pare, interesserebbe addirittura alla Fiorentina, nome abbastanza particolare per la Fiorentina. Giocatore che andrebbe, immagino, in prestito con gran parte dello stipendio pagata dalla Juve e una piccola parte dalla Fiorentina. Magari la Juve la tiene un attimo come ultima spiaggia per cercare di capire se c'è la possibilità di far pagare più ingaggio ad un'altra squadra, però credo che sia difficile trovare onestamente una squadra come è stato il Liverpool l'anno scorso, con la volontà di tesserare Arthur. Poi Liverpool era arrivato nell'ultimo giorno di mercato sul gong, poi non è stata un'avventura piacevole quella di Arthur al Liverpool, anzi un infortunio e tante difficoltà, quindi un giocatore che la Juventus attende solamente di far scadere a livello di contratto. La Juve voglia togliersi questo ingaggio pesante, ma difficilmente riuscirà in questa sessione di calciomercato. E poi abbiamo Piazza, che rinnova anno dopo anno il contratto con la Juve, bene o male tende all'infinito. La scadenza di contratto di Piazza non scadrà mai e credo che diventerà presidente l'anno prossimo Piazza della Juventus. E poi abbiamo McKennie, che è un giocatore che sappiamo essere in uscita, ha rifiutato diverse destinazioni. Vi ricorderete che si era parlato di McKennie anche chiave Galatasaray nel possibile incastro di mercato che avrebbe portato Zaniolo alla Juventus. Da quanto si dice, McKennie avrebbe pure rifiutato la destinazione Galatasaray e anche altre destinazioni, quindi non benissimo, non il migliore dei biglietti da visita. Vediamo che cosa succede, però la Juve, questi giocatori, ha detto: no, non c'è spazio per voi, dovete trovarvi un'altra sistemazione. E poi ci sono altri giocatori come Soulé, l'abbiamo detto, che è un giocatore che è ovviamente nella lista della prima squadra della Juventus, non è stato messo fuori rosa, però è un giocatore che la Juventus potrebbe cedere. Dovesse arrivare un'offerta intorno ai 20-25 milioni di euro, la Juventus la prenderebbe in seria considerazione e andrebbe a cederlo. Ieri addirittura c'era stato un sondaggio del Milan per Cambiaso, che è un giocatore che l'anno scorso ha giocato in prestito al Bologna e quest'anno rientrerà all'interno della rosa della Juventus, almeno per la tournée negli Stati Uniti, a cui non prenderanno parte appunto Bonucci, Zaccaria, McKennie e tutti questi giocatori che abbiamo appena discusso. La Juventus, per Cambiaso, addirittura ieri sembrava avesse chiesto intorno ai 25-30 milioni. Insomma, come potete vedere, da una parte i giocatori che quanto prendo, bene o male,
2, 3, 4 milioni in più in meno rispetto a quello che è in testa, o a zero come magari Bonucci o Arthur, e dall'altra invece giocatori che rimangano dentro la rosa della Juve, li volete, benissimo, questo è il loro prezzo, non scendiamo a compromessi, questa è la valutazione che facciamo, come Sule, come Cambiaso, perché sono giocatori giovani con un futuro di prospettiva davanti, se li volete sono di nostra proprietà, se no ce li teniamo tranquillamente. Credo che sia comunque un buon modo di ragionare, perché se hai davvero dei giocatori che sono lì, e piuttosto che pagare gli stipendi li tieni lì, è giusto metterli alla porta. Qualcuno dirà sì, ma non ci sono mica tutti, mancano per dire Rugani, Alessandro e questi giocatori. Per il momento non sembra che la Juventus abbia riservato lo stesso trattamento ad altri giocatori se non a quelli che vi ho elencato. Poi ovviamente potrebbe cambiare da un momento all'altro, potrebbe evolversi tutto, questo non lo sappiamo, però ad oggi la situazione sembra abbastanza delineata, sembra essere proprio questa qua. Quindi vediamo se qualche giocatore come Pellegrini, Bonucci, Arthur ce li ritroveremo da avversari l'anno prossimo in Serie A. Con Bonucci sarebbe strano, perché avresti Bonucci e Dybala, che sono stati praticamente i due vice capitani dell'ultimo anno di Chiellini, a giocare nella Roma e nella Lazio, un derby che diventerebbe infuocato, in un rapporto strano quello tra Bonucci e Dybala, perché si diceva che a Cardiff, nello spogliatoio, all'intervallo, Bonucci e Dybala fossero arrivati alle mani, poi in realtà l'addio di Dybala, che coincide con l'addio di Chiellini, e Bonucci a prendere Dybala in lacrime, a portarlo sotto la curva per fargli avere un saluto come meritava Dybala dopo tutti quegli anni di onorato servizio in bianconero, cosa che non ha avuto Bonucci, perché Bonucci non l'avrà questo addio. Ieri dicevo che mi dispiace per come è finita. Tanti commenti sono andati a focalizzarsi semplicemente sul ti dispiace per essere andato al Milan e averci esultato in faccia? No, ragazzi, io penso di averlo detto ben prima di ieri che questa cosa mi ha dato fastidio. Anche quando è tornato Allegri e ha dato la fascia di Dybala piuttosto che a Bonucci come vice capitano, ho detto che ero assolutamente d'accordo, perché quella roba lì di Bonucci non mi era andata giù. Però non si può negare, come non si può negare che mi abbia dato fastidio questa roba, non si può negare che Bonucci sia stato un giocatore molto importante per la storia della Juventus, determinante, oltre 500 apparizioni con la maglia bianconera, non solo roba da tutti i giorni. Quindi io capisco, sono d'accordo, quel passaggio al Milan ha dato molto fastidio, probabilmente Bonucci avrebbe dovuto fare anche un passo indietro rispetto a questa Juve attuale un po' di tempo fa, o magari non arrivare a questo scontro con la Juve. Però secondo me Bonucci un addio normale lo meritava, magari anche all'ultima giornata di campionato di quest'anno si poteva organizzare qualcosa, però probabilmente all'epoca non c'era ancora questa situazione abbastanza ingarbugliata, diciamo così. E allora niente, e pensiamo un attimino a quello che è il potere di Massimiliano Allegri oggi, perché ci eravamo messi il dubbio, no? Qualche tempo fa vi dicevo, ma due personalità forti come Giuntoli e Allegri, anche magari teste che non ragionano nello stesso verso, come ci aveva fatto capire anche Giuntoli nel breve video di presentazione in bianconero, ma cosa faranno? E queste sono le prime mosse ufficiali di Giuntoli e Allegri insieme, quindi un dialogo che ha portato a delle scelte anche di un certo tipo, importanti, popolari, impopolari, poco importa. Io ripeto, secondo me Bonucci paga anche abbastanza quello che è stato il suo dire alcune parole importanti contro la gestione della Juve da parte di Massimiliano Allegri nella passata stagione, quando dici alla Juve se non becchi neanche gli obiettivi minimi subito dopo l'eliminazione col Siviglia non va bene, non sono cose da Juve. Come Allegri quelle cose lì è andato abbastanza fastidio. Poi c'è stato un momento di calma apparente, e quando si è capito che Allegri sarebbe rimasto sulla panchina della Juventus, secondo me poi non l'ha fatta passare liscia a Bonucci. Il rapporto tra Bonucci e Allegri è sempre stato abbastanza incrostato, diciamo così. Ricorderete lo sgabello di Oporto, la discussione contro il Palermo che ha portato lo sgabello di Oporto, la cessione proprio subito dopo Cardiff e il ritorno l'anno successivo con Allegri, che appunto dalla stoccata Bonucci non è più il vice capitano, è Paolo Dybala. Tante cose che ti fanno pensare a un rapporto di odio-amore tra due personalità forti, anche queste, perché Allegri è una personalità forte, Bonucci è una personalità forte. Io credo che Bonucci sia stato un leader ma a modo suo, non il classico leader, ma un leader proprio a modo suo. Nel suo modo di fare è stato un leader, non so se positivo o negativo, questo non ne ho idea, me lo dovrete dire voi o dovranno dirlo quelli che hanno condiviso lo spogliatoio con Bonucci. Sicuramente la Juve perde una personalità forte anche all'interno dello spogliatoio con la cessione di Bonucci,
o comunque con l'allontanamento di Bonucci, e questo si discosta anche un pochettino da quella che è l'idea di Allegri, no? Giocatori di esperienza che hanno fatto un percorso, non c'è stato nessun problema a lasciare fuori un giocatore di esperienza come Leonardo Bonucci. Alessandro invece è ancora lì, magari per un discorso legato a caratteristiche tecniche, quindi può fare il centrale difesa 3 oppure il terzino difesa 4, oppure legato a trattative che sono in corso proprio con il giocatore per la rescissione consensuale del contratto, oppure legate al fatto che l'hai appena rinnovato e quindi te lo devi tenere. Molto più verosimile questa? Probabilmente sì. E proprio oggi leggiamo che Renan Lodi andrà all'Olympique Marsiglia per 13 milioni di euro, più una piccola percentuale sulla futura rivendita. Era il nome che avevo fatto nelle scorse settimane come colpo da terzino sinistro, e invece noi siamo ancora qua con Alessandro in rosa, anche se Bonucci è stato messo appunto fuori dalla rosa.